Quarta edizione, prossimo 10, 11, 12 maggio, grande soddisfazione da parte nostra, è un festival che continua a crescere, adesso ormai è un festival di livello regionale per ambito di interesse, quindi veramente è un percorso di crescita costante che grazie al lavoro ovviamente degli uffici comunali, dell'ufficio cultura e marketing, dell'ufficio stampa, ma di tutti coloro, soggetti privati o pubblici che diciamo si alleano per portare a fine incisa con contenuto in contenitore così bello durante questo fine settimana. Un festival su cui noi crediamo molto perché crediamo nella necessità di mettere in relazione le persone, a prescindere dalla loro professione, a prescindere dalla loro fascia d'età, con la cultura digitale per far comprendere sì i rischi ma anche le opportunità e soprattutto con l'intento di creare un contenitore trasversale non solo nei 3 giorni del festival ma nella gestione della pubblica amministrazione, che non lasci indietro nessuno e che crei un'offerta per tutti e soprattutto sappia avvicinare tutti e tutte al mondo della transizione digitale, dei servizi che cambiano, dei metodi di accesso alla pubblica amministrazione, come al divertimento, come al lavoro, come allo studio, senza tanto quindi l'opportunità di stare a tutti di non rimanere indietro, di stare al passo con i tempi e soprattutto di venire anche sulla parte più ludica una domenica pomeriggio piuttosto che un sabato sera o un venerdì sera in piazza, nel centro storico, nelle nostre biblioteche, nel nostro teatro, nel nostro palazzo Pretorio, nella nostra piazza Marsilio Ficino, a stare insieme, a godersi una serata anche in spensieratezza e scoprire o riscoprire un elemento che ha fatto parte della nostra vita, delle serate con gli amici, ai parenti e quant'altro. Quindi veramente un contenitore che ha tanti obiettivi diversi, complementari, l'unico è vero è quello di avvicinare tutti, non solo i professionisti e gli appassionati, alla cultura digitale.